Perché Gesù ti ha acquistato con il suo sangue. Quando il padre parla con Gesù, Gesù gli dice: guarda che questo padre l'ho acquistato col mio sangue, come mai c'ha una possessione diabolica? È chiamato a uscirne, perché non appartiene ai demoni. A chi appartiene? A me, a Gesù. Non hanno diritto i demoni di possederlo. Così uno può credere nella guarigione della malattia e tutte le cose che ci possono tenere schiavi, no? Che può essere l'alcol, la droga. Com'è possibile liberare uno da una schiavitù anche, che ne so, della sessualità, della droga e di qualunque altra cosa? Solo perché se Gesù ti ha acquistato, tu gli appartieni come sue membra e quindi lui ti riscatta. Il suo sangue paga il prezzo per liberarti da qualunque male, anche dal fatto che c'hai insonnia. Questo è il punto di partenza. E qua vi dico una cosa bella, perché voglio proprio in semplicità che la cosa si capisca bene, perché bisogna saltare di gioia davanti a queste cose, no? Allora, se una persona sta in una schiavitù in questo momento, non ce la fa da solo a tirarsi fuori, ma Gesù dice che appartiene a lui. E dov'è che Gesù attira le persone al punto, le attira al punto tale da strapparle a tutti i mali? Dov'è che Gesù fa questo? Sulla croce. Infatti Gesù dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quindi Gesù, dalla tua croce, attirami a te, strappami da questa situazione di prigionia in cui sono caduto. Gesù, dall'alto della croce, per il tuo sangue che hai versato per riscattarmi da questa schiavitù, non solo riscattami, ma attirami proprio a te, in maniera tale che mi strappi da tutto quello che mi vuol tenere legato. A volte si dice: questa è una maledizione di sangue. Mamma mia! E come si fa a risolvere una cosa del genere? Ma a volemo far finita di sottolineare la potenza del demonio, che è vero che è una cosa grave, una maledizione di sangue, ma che è più potente, il sangue che ti ha legato o il sangue di Gesù che ti ha riscattato? Il sangue usato male lega, ma Gesù non ha detto: ah, in questo caso il mio sangue non ha acquistato, qua ce la faccio, mi dispiace. Da detta mai sta cosa Gesù nella Bibbia? Allora, lasciamo perdere di guardare a quello che ci lega, alla catena sulla caviglia, alla catena sulla capoccia, ma tutte cose vere, non sto negando che ci sono. Ma quando ti liberi tu da queste cose, non ti liberi stando sempre a ripetere: non funzionano le lampadine e le lampadine sono bruciate. No, metti gli occhi sulla croce e di Gesù: attirami a te così tanto e strappami da maledizione di sangue, a maledizione pure quella fatta col sudore, come ti pare? Tanto non c'è niente che può resistere al sangue di Gesù. Però tu devi sapere che Gesù ti ha acquistato. È per questo che ti può strappare a tutto. Questa cosa l'ho detta una volta, però la ripeto. Una volta stavo facendo una preghiera, in quel tempo potevo anche dialogare col demonio perché avevo il mandato, se mi ricordo bene, no? Allora, a un certo punto il demonio diceva verso una persona: è mia, me l'hanno venduta, no? Allora io gli ho detto: Gesù l'ha pagato col suo sangue, te che ha dato per lei? Muto. Ma che è tuo? Quando te la sei comprata che è tua? Allora il demonio ci inganna facendoci credere che ha diritti su di noi quando non li può avere su di noi. Perché se c'è stato già l'acquirente che ci ha comprato, quando lui arriva il padrone ci sta già, che sta acquistato lui? È come quello che dice: io ho una casa, mi sono comprato casa, arriva uno e dice: ma casa è mia, sì, mostra il contratto che è tua. Ma che è tua? Basta che dici che è tua e ti pensi che è tua, no?
Allora, solo che il demonio sa suggestionare molto bene, a volte ci fa credere che ha diritti su di noi, che se anche l'aveste acquisiti, devono essere tutti quanti cancellati, perché c'è colui che ha diritto su di noi, che è Gesù, Gesù è il Signore, che ci ha riscattati, non c'è nessuno che può vantare diritti su di noi. Questa è una cosa molto importante da tenere e da far entrare nel cuore, perché solo saperla questa verità fa liberi, la verità fa liberi, solo saperla ci si libera. Io sono fatto per appartenere a Dio, Dio mi attira dall'alto della croce proprio per strapparmi a tutto. Mi sono dimenticato di registrare, qualcuno ha registrato? Oh, meno male, ringrazio la mamma, donna, sì. Me l'ho proprio dimenticato, e meno male, Gesù proprio, no? E allora ecco, questo è molto importante, è il punto di partenza. Bisogna prima di tutto sapere che il mio Signore è Gesù. E basandomi su questo, su questa parola che dice Dio si è acquistato il suo popolo con il suo sangue, io mi devo sentire acquistato, cioè devo dire a me stesso e cominciare a dire io appartengo a Gesù, mi devo proprio carezzare e dire mamma mia appartengo a Gesù, pure i capelli miei appartengono, pure un capello del vostro capo non cade a terra senza la volontà di Dio. Altro che lo stomaco e il potere del demonio, sì, vabbè, c'ho il disturbo, ma il demonio deve lasciarlo il disturbo, perché io appartengo a Gesù, pure lo stomaco appartiene a Gesù. Allora, con questa consapevolezza io posso prendere autorità e caccio il demonio, ma se io ho problemi di acquisto, cioè d'acquirente, non so bene a chi appartengo, lo faccio con poca convinzione, perché non sono convinto che Dio mi ami così tanto che addirittura mi ha proprio acquistato col suo sangue, sono così prezioso che io posso sperare tutto. San Paolo a un certo punto dice, ma se Dio ci ha dato suo figlio, cosa non ci darà insieme con lui? Cioè, se Gesù ci ha acquistato col suo sangue, ha dato il sangue, cosa non ci darà insieme? Una volta che Dio dona il figlio, che è tutto, che è il massimo, e resta tutto di meno. Per Dio che cos'è una guarigione fisica, la liberazione dal demonio? Sono tutte, sì, sono grazie, ma in confronto al fatto che ti ha dato il figlio. Invece se tu pensi che la liberazione da un maleficio è una cosa così grande, ma così difficile, ma così chissà ce la faccio, e ti credo che poi rischi di essere liberi. Un altro po' ti sembra più grosso del Dio, sembra che diventa del tuo Dio il maleficio. Allora il maleficio è il tuo Dio e Gesù speriamo che ce la fa in qualche modo, no? Ma non è così che bisogna impostare le cose, questa non è la verità che fa liberi, questa è la verità che fa schiavi, perché non è verità. Certo che il tuo maleficio potrà essere brutto, la tua situazione matrimoniale potrà essere brutta, per carità, nessuno nega il male, ma attenzione a non farci suggestionare così tanto dal male che a un certo punto consideriamo il male più forte del bene. E in questo ci aiutano i santi. E San Giovanni Apostolo dice, questo che vi ho detto è meraviglioso, però c'è qualcosa che lo rende ancora più meraviglioso, adesso ve lo dico. San Giovanni dice, lo Spirito Santo che è dentro di voi è più grande di colui che è fuori di voi. Amen, no? Allora, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi, dice San Paolo?
Ah, se tu c'hai lo Spirito Santo dentro, ma chi ti deve avere paura, te o il demonio? Allora ho capito che c'è quello, ho capito che c'è quell'altro, ma devi pure capire però che devi prendere autorità, perché ce l'hai lo Spirito Santo e lo devi mandare via quell'altro. San Paolo della Croce dice: quando Dio non aiuta una persona attraverso il sacerdote, perché non si trovano per tanti motivi, vuol dire che ti vuole liberare direttamente. Vuole che combatti tu e te liberi. Non significa trovi il sacerdote e mi dispiace via mia, è andata male, purtroppo non a tutti va bene. Non è questo il principio, no, Dio non abbandona mai. Se ne ha trovato il sacerdote, vuol dire che Gesù ti sta lì. Se tu combatti hai diritto che ti aiuto direttamente io, perché non è che lo fai per disprezzo dei sacerdoti, in alto tu lo fai, ti aiuto io, non è che ti abbandono. T'ho acquistato col mio sangue. Non cedo i miei appartamenti al demonio, non cedo il mio tempio dello Spirito Santo che siete voi al demonio. Non creda sta menzogna. Se non trovi aiuto è perché ti deve aiutare Dio direttamente, non perché ti ha abbandonato. Allora invece di dire, oh, io mi ho abbandonato, non prego manco più, perché che serve pregare, vedi, sto pregando un sacco di tempo. No, Sant'Antonio Abate dice, più il demonio t'attacca e più devi reagire con forza e pregando e digiunando, nel senso sempre fate pietà dal padre spirituale, che uno può esagerare in maniera sbagliata, però non credere mai che è perché Dio te desse ne frega, che c'è altro da fare. Perché questo è il dolore più grande che si può dare a Gesù in qualche modo. Nella vita si possono a volte incontrare dei dolori che sono veramente, veramente forti e che sembra che mettano completamente, a volte fanno saltare le viti della tua fede, come se le viti si sfidano nella fede fa boom. Questo può capitare, che uno sente veramente questo tremare, perché dice, mamma mia, sta cosa non ce la faccio, è troppo forte, mi sento proprio male. No. Metti 5 pani e 2 pesci, fai quello che puoi fare, ma abbi fede che Dio non ti abbandona. Se serve, fa pure un miracolo per liberarti e per guarirti. Perché? Perché ti ha acquistato con il suo sangue. E la scrittura dice, se voi siete infedeli, Dio però rimane fedele, perché non può smentire se stesso. Uno che ti ha acquistato col sangue entra e trova, scusate l'esempio dell'appartamento, mi è venuto questo, scusate, e entra in un appartamento che è suo, non è perché trova, che ne so, che funziona la stufa, dice no, non è questo qua mio appartamento, perché trova qualcosa che non va. No, dice l'appartamento è mio, c'ha bisogno di guarire, c'ha bisogno di riparare la stufa, c'ha bisogno di riparare il cuore, c'ha bisogno di riparare la mente, ma è mio stesso però, e perché è mio lo voglio riparare. Allora Dio ci ripara, Dio ci guarisce, Dio ci libera, Dio ci santifica, perché siamo suoi e Dio non può rinnegare quello che è suo, perché Dio ha dato il sangue, non si scherza, cioè la scrittura dice il sangue di Gesù è più eloquente di quello di Abele, dalla voce è più eloquente di quello di Abele, sante. Quindi questo è importantissimo. Tu oggi e sentiti proprio, toccate un attimo e dite proprio, mamma mia, anima e corpo io sono acquistato da Gesù. Tant'è vero che questo ce lo insegna la Chiesa. Quando noi veniamo battezzati, no? E succede una cosa speciale, proprio perché diventiamo acquisto di Gesù, tempio dello Spirito Santo, Dio mette su di noi una cosa particolare, no? Vi ricordate durante il battesimo che Dio che cosa mette su di noi che ci segna per sempre? Vi preoccupate, tanto un bel boccio se non preso. Allora, vedete, è importante sapere queste cose sempre di più. Quando una persona viene battezzata, sull'anima viene messo il carattere battesimale, che è incancellabile, è un sigillo, è Dio che segna l'anima e dice questa è mia,
Avete capito? Non sono solo parole quelle di Gesù. Gesù ha dato il sangue, ma proprio perché ha dato il sangue ha messo un sigillo. Noi quando camminiamo, i demoni vedono il sigillo dell'anima e sanno che siamo proprietà di Dio, però sanno pure se noi non lo sapevamo e ci credevamo, o quantomeno non ci credevamo tanto perché l'abbiamo capito bene. Perché se tu lo sai bene, dici: per la potenza del carattere battesimale, Gesù, caccia via questo demonio, perché io appartengo a te, il sigillo c'è, sta, e nessuno deve rompere questo sigillo. Ma se io non lo so bene, magari mi dicono: sai, per carità, ottima cosa, però, ma che ne so, potrò avere la sicurezza che Dio mi aiuta? No, sì, da oggi ricordati che appartieni a Lui, che sei pieno di Spirito Santo, stando in grazia del Signore, che hai un sigillo sull'anima che è incancellabile. A volte ci sono, pensate che i maghi, quando una persona va da un mago, a volte che vuole iniziare un cammino proprio di magia, il mago gli fa credere che gli cancella il sigillo battesimale alla persona, gli fa un rito per fargli credere che gli cancella, invece è tutta una cavolata, perché il sigillo battesimale non si può cancellare. Puoi ingannare la persona e fargli credere, è come uno che gli dici: guarda che casa tua hanno venuta, non è più tua. E dici: ah, mamma mia, non lo sapevo, io sono stato in ospedale, non lo sapevo. Invece non è vero, te ci fa credere. Così c'è un'altra abilità. Allora, questo è importantissimo. Tu hai questo dono e Dio ti ha segnato con il suo sigillo. Questo sigillo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, conferisce un potere, che è il potere dello Spirito Santo. È per questo che, e anche nella Cresima, vi ricordate come dice il Vescovo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. Non dice: ma oggi ci proviamo a mettere questo sigillo, speriamo che va bene. No, no, no. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e ti sigilla con l'olio in fronte, no? Ok? Allora tu, quello è il completamento dell'iniziazione cristiana, tu diventi proprio tempio, sigillato, il carattere sull'anima, e stando in grazia di Dio si mettono in moto tutti quanti i doni. Allora adesso, questo è una cosa straordinaria ed è un fondamento, solo saperlo libera, solo saperlo libera. Mentre si parla, tanti demoni sicuramente vanno via, perdono potere, perché la verità c'è, la verità è luce. Quando si annuncia la verità, la luce, le tenebre, adesso quando accende la luce entra la stanza, le tenebre se ne vanno subito. Non è che di solito quando accende la luce fanno a botte le tenebre che ha la luce, no? Per vedere chi ce la fa, no, no, altri tenebre ne vanno via, appena accende la luce, sì, ce vedi. Allora, questo è importante. Poi, concretamente adesso, è importante che si pregano nel sacerdote, è importante che si prega in chiesa, nei sacramenti, tutto quello che ci insegna Santa Madre Chiesa, quello io lo do per scontato e sottinteso, quello che insegno io non va mai contro la Chiesa, ci mancherebbe altro, è sempre sottomesso alla Chiesa, quindi è sempre sottinteso anche quando non dico che l'obbedienza alla Chiesa. Adesso però una cosa importante è: se nasce un bambino in una famiglia, non è che può mangiare la mamma a posto del bambino. Per crescere il bambino, che cosa deve fare il bambino? La mamma lo può imboccare, ma che deve mangiare? Il bambino. Così io devo aiutare a preghiera di liberazione, a preghiera di guarigione, ma sei te pure che devi collaborare. A mangiare devi mangiare te. Non può fare tutto il sacerdote, responsabile del gruppo, amica tua, no. La parte tua fondamentale, la parte tua di libertà la devi usare, perché Dio ti tratta da figlio, da persona, da tempio dello Spirito Santo, e quindi te devi dar da fare. E spesso, pensate che Padre Amorb dice che l'esorcismo fa effetto al 10-20%, il resto dipende dalla persona, pensate un po'.
Santa Teresa dice: il demonio c'ha paura delle persone determinate. Cioè, che dicono? Io sono tempio dello Spirito Santo, io ho lo Spirito Santo dentro che è più grande di chi sta fuori di me, e mo devo combattere, basta. Allora, quando il demonio vede le persone così, perché ha capito che le persone hanno capito chi so. Ma se vede le persone, e la Santa Teresa d'Avila dice, il demonio attacca frontalmente due tipi di persone: o quelle che considera bambini, che ci hanno paura, appena succede qualcosa subito ci hanno paura, perché non sanno chi so, non perché sono stupidi, magari sono intelligentissimi, ma perché ancora non hanno imparato che sono nel Signore. Oppure attacca gli uomini di Dio frontalmente, perché Dio sa che ne darà un vantaggio per l'uomo di Dio, perché diventerà più santo come Padre Pio e così via, no? Però ricordatevi sempre che Dio le prove le manda, le permette per vincerle. Ricordiamoci sempre questo: Dio le prove le permette per vincerle, non per farti perdere. Le prove Dio non le permette per farti rovinare e per farti perdere. Anche se a te ci sono dei momenti della vita che ti sembra che te sei proprio, te nato, a Roma si dice sei nato per tangenziale, no? Vuol dire che hai perso la strada. Però questo capita perché il demonio riesce a farci un inganno che è il più sottile di tutti, e ve lo dico in maniera biblica. Perché Adamo ed Eva sono cascati nell'inganno del demonio? Eppure non c'avevano dolori, non c'avevano malattie, non c'avevano possessioni, non c'avevano, stavano in paradiso, infatti. Stavano in paradiso. Eppure sono caduti ugualmente nell'inganno. Sapete perché? Perché il demonio, tutte le tentazioni che fa, sì, te fa la tentazione perché rubi, perché fai l'atto impuro, vabbè, questo abbiamo capito, i suoi peccati, no? Però lo scopo di tutti i peccati e le tentazioni non è semplicemente farti peccare, è un'ancora più grossa di tentazione, è farti credere che Dio non è buono, che ti sta a fregare. Infatti che gli ha detto? Dio vi ha detto di non mangiare dell'albero, perché se no ti sta a fregare. E loro, oh, che bella la mela, sì, e vabbè. Invece non era vero che Dio gli stava a fregare. Dio gli aveva detto di toccare solo quell'albero, perché sennò sarebbero morti, cosa che è avvenuta. Chi ha fregato? Il demonio o Dio? E il demonio ha fregati. Allora il demonio, ogni volta che tenta una persona con qualunque tipo di tentazione, il suo scopo è: fai quello che devi fare subito, pigliati la gioia, che la mela che ti vuoi via subito, perché Dio te frega. Alla fine ti ritroverai con una scarpa e una ciabatta, si dice a Roma, no? Cioè che ti ha fregato. Invece non è vero, perché Dio non può fregare, perché è santo. Che significa essere santi? Il fatto che Dio è santo significa che non può peccare, quindi può fregare, molto semplice. Invece il demonio, che non è santo e malizioso, ha fregato Adamo ed Eva e cerca di fregare tutti quanti. E te fa credere pure che te sta a fare un piacere, che ti ha aperto occhi finalmente su Dio. Infatti lui l'ha aperto talmente bene che è andato a finire, diciamo, è andato a finire. Allora, per questo il demonio usa le ferite, usa le esperienze brutte della vita, e usa tutto quello che è mancanza nella vita per cercare di farlo diventare da mancanza materiale, mancanza di salute fisica, mancanza perché ancora non trovate il fidanzato che sposate, mancanza, cerca di usare quella ferita che tu hai, quel dolore, usandolo come una rampa di lancio, sperando che da quel dolore entra nel tuo cuore e te lo abbatte, facendoti credere che Dio non è buono, che a te non ci pensa, non ci penserà manco un futuro, e ti ha fregato da inizio, da quando sei nato. Tutti i dolori, tutti i mali, tutte le malattie, qualunque cosa di mancanza esiste nell'umanità, il demonio cerca di usarlo come rampa di lancio, non per semplicemente una malattia fisica, ma per entrare nel tuo cuore e farla diventare malattia spirituale. Perché quando tu credi che Dio non è buono, tu a Dio non gli obbedisci più.
Se tu veramente ti convinci che Dio è nel buono, pensi che manco merita del sovvenito, perché se è nel buono. E quindi dopo cominci a peccare e ti lasci andare. Quindi il demonio buca il cuore con la tentazione di diffidenza verso la bontà di Dio, ma perché poi a cascata vengono tutti i peccati. Perché la Madonna e il demonio non è mai riuscito a vincerla, niente? Perché la Madonna ha mantenuto, eccomi, sono la serva della fiducia in Dio sempre. Chissà che attacchi che avrà fatto il demonio quando è morto il figlio, no? A fargli credere che magari tutto quello che lei aveva fatto era tutto quanto una fregatura, ecco, guarda come è finito figlio, no? E invece la Madonna, si dice, è rimasta in piedi sotto la croce, ma quello che è rimasto in piedi sotto la croce è la fiducia del cuore, che è stata premiata, perché Gesù è risorto e il demonio invece si è attaccato. Allora, per questo è importante, io voglio e vorrei, e sono sicuro che avverrà per grazia di Dio, che tutti noi ci sentiamo preziosi e perché acquistati da un Dio. E la festa del preziosissimo sangue, perché si festeggia il preziosissimo sangue? Perché è il preziosissimo sangue, ci mancherebbe, sapevo, tutte queste cose le sapevo, no? Ma a un certo punto, però uno si deve chiedere, no? Ma a me, se si festeggia il preziosissimo sangue, che mi cambia una vita? Ecco, te cambia tutto. È per quello che si festeggia il preziosissimo sangue, perché è il sangue che ti ha acquistato, che ti ha riscattato, che acceca i demoni, che ti dà la vittoria su tutti i mali. Allora io lo celebro, perché è il sangue del re dei re. Ma lo celebro perché? Perché quel sangue è diventato un po' come il latte di una mamma, come il latte di una mamma diventa vita per il figlio, così il sangue di Gesù per noi è la vita. Voi dovete sapere, sicuramente lo sapete, che ogni volta che si prega, ogni volta che si celebra in particolare un sacramento, sempre dal fianco di Gesù scaturiscono sangue e acqua sulla persona. San Bonaventura dice che il sangue di Gesù poi attraverso i sette canali dei sacramenti scende continuamente su tutto il popolo, le persone. Un'altra cosa importantissima, questo vale per le persone che sono acquistate dal sangue di Gesù, quindi sono battezzate. Ma domanda secondo voi, ma Gesù si è acquistato solo i battezzati o tutti gli uomini? Tutti. Dall'alto della croce attirerò tutti a me, non dice solo i battezzati. Allora ecco perché noi potremmo pregare pure per chi non crede. Certo che Dio ha acquistato pure quella persona, quindi è giusto che vada a lui. È giusto che non rimanga nelle mani del demonio. Ma io se so questo prego con una fede enorme, perché dico, oh, quello è acquistato, deve tornare padrone. E allora prego questa fede, e la fede sposta le montagne, pure le montagne dei demoni. Ma se io non so questo, non ho questa fede, prego, per carità, speriamo che in qualche modo sa, cavolo, no? No, non mi sembra una cosa che dà molta gloria poi a Gesù, alla fine, o perfetta gloria, no? Però ricordiamoci che Gesù ha acquistato, infatti quando si consacra l'Eucaristia, questo è il mio sangue, no, versato per tutti, cioè non è che dice, vabbè. Ecco perché si celebra proprio la festa del preziosissimo sangue, perché in questo sangue c'è tutto quello che serve perché l'uomo passi dalla schiavitù, dal potere delle tenebre, al potere di diventare figli di Dio. E essere figli di Dio, in particolare quando si viene battezzati, significa acquistare non solo il fatto che tu hai un padre. Ecco qua voglio dire, che ore so, scusate, vedete che ore so?
4 e un quarto, già ammazza, parla con 4 e un quarto, vabbè, siamo per finire, vi preoccupate, sì. Allora, dico quest'altra cosa, allora questo è fondamentale, tutto quello che ho detto serve per scoprire che io ho un padre nei cieli. Serve per scoprire che io ho un padre che si prende cura anche di un capello del mio capo, come dice il Vangelo. Stamattina è successa una cosa che mi ha colpito. Dico, Signore, mi sta a preparare la catechesi, Gesù, no? Allora, praticamente, a un certo punto stavo facendo una cosa, sento una persona che dice già si è pensato a tutto. Io ho sentito sopra, mi ha colpito, dico, mamma mia, questo sarebbe da pensare Dio e sta sempre tranquilli, perché Dio ha pensato già a tutto. Sulla croce Gesù ha detto tutto è compiuto, non è che ha detto, oh, io quello che potevo fare ho fatto, mo vedete voi, insomma, guardatevi da fare pure voi, no? No, no, non mi pare. Tutto è compiuto. Quindi non serve che ti scervelli idee, perché già ci ha pensato, se l'è passato nel pensiero già Dio quella situazione che stai a vivere. Allora il tuo compito qual è? Come diceva San Francesco di Sales, lui diceva, occupati delle cose, ma non preoccupartene. Dio vuole che ti occupi delle cose, ma non serve che ti preoccupi, perché già sei preoccupato lui. Ha già pensato a tutto. Allora, tutto quello che vi ho detto si può vivere concretamente, soprattutto attraverso questo pensiero, che nei padri della Chiesa significa pensa oggi. Sant'Antonio Abate dice, la mattina quando ti svegli pensa fino a mezzanotte, e da mezzanotte poi, perché Gesù dice, io sono con voi tutti i giorni, e poi dice anche non pensate al domani, lo dice proprio, e vi ho detto in un'altra catechesi che San Francesco d'Assisi, per mettere la lettera in pratica questo passo, quando la sera doveva mettere i fagioli a mollo, non ci metteva, perché significava pensare già a domani. Voi pensate, lui mangiava la lettera San Francesco, non si scherza, però per dire, dittelo, sei acquistato, c'hai lo Spirito Santo dentro di te che è più grande di quello che è fuori, c'hai un sigillo dell'anima con cui sei sigillato, hai il potere dello Spirito Santo, perché chi ha questo sigillo ha anche il potere dello Spirito Santo, perché quello è dal potere dello Spirito Santo quel sigillo in particolare. Poi i sacramenti, tutto quanto, rafforzano sempre più, meraviglie, però quello è un sigillo, è come quando prima c'erano i re, il re che cosa faceva? Faceva una lettera, però finché aveva scritta non contava niente, appena ci metteva il sigillo, la lettera diventava effettiva, cioè doveva essere attuata, non si scherza, la mandavano, c'era il sigillo del re. Così una volta che te c'è il sigillo, il potere ce l'hai. Vi ho dato potere di schiacciare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. E Sant'Antonio Abate dice nella vita di Sant'Antonio che questa frase non è riferita solo ai sacerdoti, ma a tutti i credenti, cioè ai battezzati. Andate, va a leggere, o dice pure San Francesco de Sales. E il Sant'Antonio dice, dato che i demoni sanno che sono fatti, cioè rimangono per essere calpestati dai cristiani, fanno di tutto per non essere calpestati e invece per farti inginocchiare a te adorarli, come gli ha detto a Gesù, se tu ti darò tutti i regni, no? Ma sono menzogne, il demonio fa tutte quelle chiacchiere perché sa che se te di autorità lo calpesti. È per questo che Padre Amort, poi ci farò una catechesi su questo, dice chiaramente che per vincere i mali, nella sua lunga esperienza di esorcista, non solo quelli diabolici ma un po' tutti, basterebbero tutti i mezzi di grazia che ci sono già, i rosari, adorazioni, i sacramenti. Lui dice che le preghiere di liberazione e esorcismi servirebbero di per sé quando la persona sta in una situazione tale che veramente non riesce più a pregare, ad entrare in chiesa, allora ha bisogno di essere liberato da qualcun altro. Altrimenti il combattimento corpo a corpo con i mali
è una cosa che il cristiano è chiamato a fare e a vincere. Una delle cose più delicate è che il demonio ti fa credere che te un po' fa niente. Invece se tu prendi coscienza di chi sei e cominci a esercitare quello che ti ha dato, dopo ti accorgerai che invece tu sei figlio di Dio, non sei un figlio di serie B. Allora ecco, queste cose sono molto importanti e sono importanti per scoprire che abbiamo un Padre nei cieli. E vi dico quest'ultima cosa semplice però che vi rimarrà a cuore perché è bellissima. C'è questa famosa rivelazione, no? Privata di Dio Padre, che c'è stato il primato per vescovo, però è privata, non dice oppure non crede, no? Però dice una cosa bella Dio Padre a questa suora. Dice, sai perché io ho fatto soffrire Gesù, mandarlo in croce e tutto quanto? Perché non ci ho mandato un altro uomo? E dice una cosa meravigliosa. Perché essendo Dio, io non voglio far soffrire altri esseri oltre me. Ci ho mandato Gesù perché Gesù è come se ci avessi mandato me stesso. Ma io non voglio mandarci qualcun altro perché significherebbe che io procuro sofferenza a un altro diverso da me che sono Dio. Non so se mi riuscite a spiegare. È una cosa straordinaria questa, eh? Pazzesca. Gesù e il Padre d'accordo, si sono accordati, perché in croce c'è nato Dio, Gesù, ma perché in qualche modo il Padre, mandandoci il Figlio, c'è nato se stesso in croce. Ma non ci ha voluto mandare qualcun altro, perché è come se avesse fatto qualcosa fuori di sé in quel modo, come se avesse fatto soffrire un altro essere oltre se stesso. Quindi l'amore di Dio significa, in croce ci vado io, ci vado io Gesù, il sangue l'ho versato io ti ho acquistato, tutto è compiuto, quindi basati su questo e veramente fatti una carezza e di mamma mia quanto sono preziosa agli occhi di Dio, ma allora è giusto che mi voglio bene, e se mi voglio bene, quando una persona si vuole bene non vuole più peccare. Perché le persone peccano? Perché non si vanno bene. Perché una donna continua, tra virgolette, a stare in un rapporto di schiavitù con uomo? Perché ha paura di rimanere sola. Perché pensa che non è abbastanza amabile da poter trovare uno che va bene per lei. Naturalmente io parlo di persone che ancora non si sposano, poi il matrimonio si tratta in un altro modo, no? Però naturalmente se te meno non entri in matrimonio, pure lì bisogna vedere, non è che uno dice vabbè, uno schiaffo al giorno togli il medico di turno, no? No, non è così, no? Però ecco, questo è importantissimo. Allora chiediamo proprio al Signore, adesso il Signore ha preparato veramente come il pane, io faccio questo esempio, adesso sta cuocendo il pane Gesù, fra poco manderà profumo, perché ci sarà la messa. E però chiediamo oggi veramente, Signore, tu hai detto che in San Paolo che con la prova mi darai la via d'uscita. È una promessa che Gesù fa in San Paolo, eh? Dio con la prova vedrà la via d'uscita, è una promessa. Allora, visto che mi hai acquistato, visto che sono tuo, visto tutto quello che ha detto di Roberto e che ho capito mentre lui parlava, e lo Spirito Santo mi ha fatto capire, allora veramente attirami dalla croce e strappami da queste situazioni e fa che io possa stare bene e operare sempre il bene, così come la Cristo e la Chiesa ci insegnano. Ok, adesso mi fermo, sono le 4:30, mi sa quasi, è ora della messa. Però ecco, adesso lasciamo che Dio possa continuare a agire proprio attraverso la messa e poi dopo la messa ci sarà la preghiera di intercessione per i sofferenti e per la pace, no?